Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo delle radici di Star Wars. Ecco, se pensate che il film Star Wars 1 e poi tutta la saga con prequel e sequel che è stata costruita, ecco, siano una serie di film di hard sci-fi partoriti dal sano brainstorming degli sceneggiatori con George Lucas, ecco, sbagliate davvero di grosso. In primis, Star Wars e la sua saga non sono contenuti di hard sci-fi, perché c'è una principessa e ci sono i cavalieri con spade laser, che c'è la magia della forza, che la tecnologia ha un ruolo marginale ed è succube della magia della forza, perché ci sono motori FTL, ossia faster than light, con tecnologia black box. Quindi tutta la sospensione di incredulità del film quanto nella saga è di tipo fantasy e non di hard sci-fi. Quindi è un mescolone tra il fantasy e la fantascienza di lungo periodo. Fantascienza e lungo periodo del fantasy, infatti, hanno la stessa sospensione di incredulità. Inoltre, come vedremo adesso, caso per caso, personaggi, ambienti, mezzi e tecnologia furono scopiazzati brutalmente dalle pulp mags. Andiamo con ordine cronologico. The Talking Brain 1926 è il progenitore di Darth Vader. Amazing Stories 1926, un racconto di fantascienza ibridato nell'horror, scritto da J.H. Asta nel 1925, dove uno scienziato cerca di mantenere in vita uno studente morente. La testa parlante conterrà ancora la coscienza dell'uomo che non era ancora deceduto, il quale chiederà d'essere ucciso, non reggendo allo shock di non avere più un proprio corpo. Lo scienziato comunicherà la sua scoperta ad un collega, il quale inorridito cercherà di far ragionare lo scienziato pazzo, che ebbe a sperimentare per vanità scientifica. Il giorno dopo lo scienziato si suiciderà perché è incapace di sopportare la legittima inquisizione dell'autorità quanto il biasimo mediatico. Dal trapianto di cuore al trapianto di testa, forse domani in un corpo clonato oppure in un drone biomeccanico accoglierà un possibile riversamento della memoria o della scienza e della coscienza. Ecco, questo racconto di fantascienza pubblicato su Amazing Stories numero 5 dell'agosto del 1926, figlio della permutazione del plot di Frankenstein, è il progenitore del bionico Darth Vader in Star Wars del 1977. Quanto dell'uomo da 6 milioni di dollari del 1974, della donna bionica 1976, dei Borg in Star Trek Generation 1987, nonché le sarcastiche teste parlanti di Futurama del 1999, i cloni del sesto giorno del 2000, oppure di Oblivion del 2013, oltre agli innumerevoli plot di fantascienza in cui sono presenti cloni e riversamenti di memoria e coscienza che mi sono scordato di citare in questo breve elenco. Ecco, la differenza principale tra Frankenstein e la testa parlante di J.H. Asta è che il mostro descritto da Mary Shelley è composto da parti di cadavere con un cervello privo di vita, mentre la testa parlante di J.H. Asta proveniva da un essere umano sopravvissuto all'operazione di decapitazione e poi mantenuto in vita artificialmente. Per questa ragione il protagonista del racconto dei Talking Brain non è uno zombie di Poe, in quanto non è un morto in decomposizione, non è un figlio di Frankenstein, essere defunto assemblato con parti inanimate, ma la dei Talking Brain è praticamente una permutazione di fantascienza, un uomo mai morto mantenuto in vita biomeccanicamente, che produrrà nella tematica di fantascienza, come si è visto, moltissimi altri personaggi. Ragione per cui, ecco, The Talking Brain 1926 è il progenitore di Darth Vader. Voilà! Dunque, la spada laser Jedi nasce su Astounding Stories del 1931.
Il personaggio Chewbacca nasce su Amazing Stories del 1931. La Morte Nera, come stazione spaziale da battaglia, nasce su Amazing Stories 1932 nel racconto Onslaught from Riegel dell'autore Fletcher Pratt. Dunque, vari ambienti di guerre stellari nascono nel 1937. Per una volta non si rileva una permutazione di plot su un racconto di fantascienza delle Pulp Max, ma proprio una scopiazzatura di un'immagine che era a corredo di un racconto di fantascienza, che poi influenzerà sia la scenografia di varie opere cinematografiche del 1956, del 1966 e del 1977. Il racconto è Brain of Venus di John Russell Fern, pubblicato su Thrilling Wonder Stories febbraio del 1937, illustrato come si vede qui a destra in questo enorme disegno in cui si va a, diciamo, a dipingere un ambiente enorme, grossissimo, con macchinari super tecnologici veramente giganti. Attenzione, attenzione! Nel febbraio del 1937 su Thrilling Wonder Story fu pubblicato il racconto Brain of Venus. A corredo di questo c'era un'immagine evocativa creata dal disegnatore, di cui però non se ne conosce il nome, che lavorava nello staff però del direttore Leo Margulies. Nell'immagine in primo piano troneggiava un gigantesco ambiente tecnologico, eccolo qua, con macchinari giganteschi. Il locale smisurato in lunghezza quanto in altezza appare così immenso che le persone furono disegnate minuscole, eccole qui. Lo stesso ambiente evocativo leggermente cambiato nello stile lo ritroveremo a distanza di tempo. Eccolo qua, nel pianeta proibito, nella città aliena sotterranea contenente gli energetici super macchinari, un ambiente grossissimo, persone piccinissime, eccolo qua, persone piccinissime, un ambiente grossissimo. Questo qui indubbiamente ha influenzato la sceneggiatura del pianeta proibito del 56. Attenzione, attenzione, il Kronos sfida nel passato, serie di telefilm del 1966. Gli apparati del Time Tunnel, questi qua, sono molto simili a quelli presentati nel pianeta proibito, ossia in quelli presenti nel disegno immaginato nel 1937. Vedete un po', ambiente lunghissimo, persone piccinissime, locali enormi, grandissimi, come siamo nel pianeta proibito, come nel racconto del 1937. Locali tecnologici giganti in altezza e in lunghezza, come si vede, con persone piccolissime. Qui ambienti enormi, persone piccolissime, e qui ambienti lunghissimi ed enormi con persone piccolissime. Ecco, in Guerre Stellari 1977 la scenografia interna della stazione spaziale da combattimento alla Morte Nera è molto simile agli apparati del Time Tunnel quanto ai sotterranei macchinari alieni del pianeta proibito, ossia la genesi degli impianti disegnati nell'immagine di Wonder Stories del febbraio del 1937. Questo è Star Wars, la torre di energia, persone piccine su un pontile, un locale profondissimo, più stretto che qua, ma soprattutto profondo. Questa solita torre qui spunta qua, né più né meno, con persone più piccine, qui leggermente un po' più grande perché la struttura è stata immaginata più stretta, mentre questa era molto più fonda ed enorme, con torri energetiche profondissime. Qui la torre energetica è profondissima, ma indubbiamente questa qui la si ritrova qua. Questo ambiente deriva dalla permutazione di questo che è stato tagliato, ma questa struttura gigante, enorme, che la si ritrova qui, deriva dal Time Tunnel, che il Time Tunnel deriva dal pianeta proibito, e il pianeta proibito deriva niente un po' di meno da Thrilling Wonder Stories, febbraio del 1937. Il mostro del pozzo di Sarlacc nasce su Thrilling Wonder Stories 1937. Prima dell'impero colpisce ancora, la location del planetoide gelato e roccioso era nel racconto Murder in Space su Amazing Stories del 1944.
Il nome Lord Fennel ed inconfessabili segreti di religioni oscure nasce su Amazing Stories del 1946. L'astronave Naboo della principessa nasce su Amazing Stories del 1948. Il maestro Yoda nasce su Amazing Stories nel 1950. I musicisti spaziali alieni presenti in Star Wars 1 e nel Ritorno dello Jedi nascono su Galaxy Science Fiction del 1955. Caccia spaziali che danno l'assalto alla Morte Nera nascono su Satellite Science Fiction del 1959. Le astronavi cargo imperiali nascono su Amazing Stories nel 1976. Varie location di spazioporti presenti nella saga di Star Wars nascono su IF nel 1972. Come avete visto, moltissimo è stato scopiazzato dalle Pulp Max e c'è ben poco di sana invenzione in Star Wars e nella sua saga. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.